Da 25 anni in acqua, da divertimento a professione. È la storia di Paolo Bossini, ranista di livello internazionale, ex campione europeo nei 200 rana, 10 medaglie europee e un record olimpico durato un giorno. Tante le battaglie vinte da Paolo Bossini, affrontate con coraggio, fra tutte la più grande nel 2011, il cancro. Ho avuto il cancro e da un momento a un altro ovviamente mi ritrovavo dentro l'acqua a vincere medaglie e invece qualche giorno dopo ero in ospedale a fare chemioterapie. Però diciamo che questa esperienza comunque mi ha fortificato, mi ha reso molto più forte quello che sono probabilmente oggi. Ho più o meno le vite dei gatti, quindi in realtà ci ho preso quasi l'abitudine. Ma la sua vita è ricca di sorprese. Tra le tante esperienze c'è anche quella del cinema, con Raoul Bova. Quella è stata una parentesi, diciamo che non è proprio la mia professione attuale. C'è una grande amicizia con Raoul Bova, quindi tra una battuta e un'altra c'è stata questa parentesi che mi ha detto facciamo questa cosa, proviamo, e è andata anche abbastanza bene. Oggi Paolo Bossini allena a Pesaro, allo Sport Village, i ragazzi ogni giorno e lo fa con un profondo amore verso lo sport. Un idolo per tanti ragazzi che stanno crescendo nel nuoto, ed è per questo che il coach di Conero Wellness lo ha voluto. Ho ritenuto opportuno invitare Paolo perché è un esempio sia fuori dall'acqua per la vicissitudine che ha avuto, sia dentro l'acqua perché comunque è un campione europeo. L'obiettivo è quello di motivare i ragazzi e quello di cercare comunque di avere delle nozioni in più sia psicologiche che tecniche. Ed è per questo che comunque ogni anno, ormai da 3 anni, invito un campione in modo tale che i ragazzi possano toccare con mano realmente quello che vedono in televisione. Nel nuoto in particolare l'aspetto psicologico è fondamentale. La gara non si svolge soltanto sotto con la potenza fisica, ma è importantissimo che l'atleta sia in condizioni psicofisiche idonee per la performance. La tecnica, la passione, la perseveranza sono le armi degli sportivi per vincere, e con loro la fatica. Io quello che è sempre stato il mio motto è che se c'è un obiettivo bisogna sempre crederci, perseverare giorno dopo giorno e per fare qualunque cosa per raggiungerlo, e prima o poi lo si raggiunge.